Bella a tutti ragazzi, io sono Nick e oggi siamo qui per parlare di Napoleon, impressioni a caldo, recensione no spoiler appena uscito dal cinema, film del 2023 diretto da Ridley Scott, famosissimo regista non solo di film storici ma anche di cult che sono Blade Runner, Alien, Thelma & Louise e così via. E che dire, se ne parlava tanto, c'è Joaquin Phoenix che non recitava in un film di Scott dai tempi del Gladiatore, quindi oltre 20 anni fa. E io ero molto curioso, semplicemente per il connubio Scott, storia, allo stesso tempo Phoenix e la figura di Napoleone, che è una figura che cinematograficamente ha portato tanta, ma tanta fortuna. Basti pensare al Napoleon del 1927, diretto da Abel Gance, che è una roba meravigliosa. E in generale una figura che artisticamente può essere cucita bene da un bravo tessitore, da un bravo regista, perché i registi alla fine sono questo, sono tessitori di storie. Ne avevo sentito parlare un po' malino ultimamente, ho sentito parlare come una parodia, come una commedia, qualcosa di sarcastico, ridicolo. E quindi ero curioso comunque, preoccupato, ma allo stesso tempo curioso, perché Ridley Scott è famoso per le sue escalation, ti fa un filmone e ti fa una merda, fa un filmone e ti fa una merda, solo che in questo caso il turno era del filmone, perché Last Duel era un filmone e House of Gucci era una merda, e allora diciamo che ero curioso e vi posso dire che sono rimasto soddisfatto. Questo Napoleon è davvero un gran film. Anzi, vi dico che il maggior difetto del film è che duri 2 ore e 40, perché è poco, non è tanto, ecco, io volevo 20 minuti in più almeno, anche per raccontarti ancora di più di Napoleone, in certi punti magari troppo dispersivo, ecco, io avrei voluto 20 minuti in più, infatti sono curioso per la director's cut di 4 ore, quella può essere davvero micidiale, è davvero un gran film questo Napoleone, magari non è tra i migliori di questo regista, perché grazie mille, sai, Blade Runner nella filmografia un po' te la cerchi, non potrei mai fare un altro film a livello di Blade Runner, per intenderci. Allo stesso tempo, parliamo dell'estetica che è pittoresca, c'è cioè questa fotografia che sembra davvero dipinta, ma non è mai luminosa, non sono mai acquerelli, è tutto sbiadito, tutto scuro come le nuvole che stanno sopra i nostri personaggi e che vengono, diciamo, interrotte talvolta da qualche guizzo di sole che arriva. Quindi è molto naturale, ma crea delle scene che sono meravigliose. Joaquin Phoenix è maestoso, è bravissimo, lui. Come sempre, chiaramente non si smentisce, Phoenix è un po' il favino americano, ingrassa, dimagrisce per un ruolo, un po' anche alla Christian Bale, riesce proprio a cucirsi bene i ruoli, a entrare bene nel personaggio, in quello di Napoleone Bonaparte. E quello che è il punto che è stato più criticato da tante persone, che è diciamo, il rapporto tra Napoleon e Josephine, interpretato dalla bravissima e bellissima divina Vanessa Kirby, a me è piaciuto, mi è piaciuta la centralità di quel rapporto, talvolta magari un po' ripetitivo in qualche azione, ma comunque importante e con vari spunti anche estetici, anche visivi, affascinanti, alcune citazioni visive molto a Barry Lyndon, molto, scusate, c'è gente che non sono nel mio cinema vicino, questa non è la classica scaletta, quindi qua sono tutti dei bifolchi, no? Spero non mi abbiano sentito. E in generale c'è questa solennità, questa grandezza che si palesa chiaramente soprattutto nelle battaglie. Le battaglie di questo film sono una roba meravigliosa. Ridley Scott è sempre stato bravo a ritrarle. Basti pensare alle Crociate, che è un film fatto tantissimo di personaggi e battaglie, uno di quelli che io associo di più della filmografia di Ridley Scott a questo Napoleon, ma anche ai film più banali. Le battaglie di Scott hanno pathos, hanno solennità, riescono a essere messe in scena davvero bene, anche con coordinazione degli stunts, ma qui ci sono delle battaglie che sono meravigliose, dei rallenti che sono meravigliosi, una cura dietro all'estetica, sia per la regia che per la fotografia. E come ho già detto, una centralità in Napoleone che io volevo ancora più accentuata, perché si sofferma inizialmente molto sulla sua vita politica, sul suo grado. Poi dopo si dirama in due vie, quello della battaglia e quello dell'amore, che rimangono semplicemente quelli. Io avrei voluto ancora di più, ma sono di sicuro davanti a un grandissimo film, davvero un grande film, cinema con la C maiuscola. Non mi piace mai catalogare, ma sono felice che esistano ancora questi film, quando ci sono dei Bottoms, dei Everything Everywhere All At Once, che davvero intaccano quello che è lo spettatore
dei nostri giorni ci sono film colossali come questo, come Killers of the Flower Moon, come Oppenheimer, di tre registi molto famosi, molto grandi, molto mainstream in verità, chiaramente non è a livello dei primi due citati, quindi non è a livello di Scott e Scorsese, ma che sono riusciti a insediarsi con dei film che, sebbene lunghi, riescono a essere delle vere e proprie retrospettive di personaggi. Mi è piaciuto questo di Napoleon, che è un affresco di Napoleone, tu ti ritrovi proprio all'interno del personaggio, quindi magari non sarà il capolavoro che potrà essere, perché un film su Napoleone, diretto da Ridley Scott, potrà davvero essere un capolavoro. È un bellissimo film. Quindi non crediate che questa affermazione del mio poteva essere un capolavoro sia il no, mi ha deluso. No, assolutamente. E ora parliamo della parte più controversa, perché alla gente piace questo termine, il controverso, l'ironia magari, a volte quello stile un po' grottesco, quelle affermazioni un po' scurrili. Quella cacata di piccione che ti cade sul trono, letteralmente. Magari qualche scena sconcia di troppo. Ok, sulle scene sconce, mi batto anch'io perché a un certo punto diventano eccessive. Capisco quello che vuole comunicare Scott del rapporto tra Josephine e Bonaparte, ma avrei preferito io stesso che ne accorciassero qualcuna, perché diventa estenuante, soprattutto per come poi la piega che prende dopo. Come due cigni che si allontanano, che si vedono in sottofondo sfocati dall'inquadratura dietro a Josephine in una certa scena, ma bellissime piccolezze. Quindi la seconda parte del loro rapporto è meravigliosa. Magari sì, l'ironia, c'è dell'ironia, c'è del grottesco magari durante qualche bombardamento, ma a me convince, c'è anche proprio questa ironia sulla figura di Napoleone, anche con la musica. A un certo punto parte Edith Piaf e tutti quanti lì davvero si esplode, ma c'è una messa in scena bella, una sporcizia circostante di Parigi, della Francia in generale, ma non solo. Ti viene chiaramente, vabbè, col filtro un po' alla Breaking Bad, ti viene mostrato l'Egitto giallo, ti viene mostrata la Russia fredda ma allo stesso tempo calda. Mi piace questa caratterizzazione dei luoghi, anche le isole. Non è uno spoiler grande, perché sapete che fine farà Napoleone, ecco. Se non c'è oggi ai giorni nostri, fatemi una domanda, non è che sia sopravvissuto. C'è del romanticismo dietro la sua figura, della grandezza. Phoenix è un attore bravissimo ed è stato azzeccatissimo nel ruolo, e quindi io non posso che essere più che soddisfatto da questo gran film, che vi consiglio assolutamente di recuperare. E voi, signori, fatemi sapere la vostra su questo film. Mi raccomando, capitelo, non sminuitelo. L'ironia di Napoleon, che tra l'altro io non ho trovato nemmeno così invadente, in certi punti è sagace, è affascinante, ma fosse solo per due battutine, ragazzi. Riuscite davvero a bocciare un film così grande, così grosso? Ah, e vado già a quelli che mi diranno che è un film storicamente inaccurato. Sinceramente, come ha detto Ridley Scott, non se ne frega un cazzo, perché non voleva essere un documentario. C'è questa grande differenza che la gente di oggi non riesce a capire. Tutti i biopic per la gente devono essere vita, morte, miracoli di una persona, processo, ecco. E quello è insipido. A me non piace quel biopic, a me non piace il Bohemian Rhapsody della situazione, a me non piace il caso di cronaca giudiziario della situazione, il Molly's Game. A me piace quando prendono un personaggio, degli artisti, quali sono, qual è stato Scott, qual è stato bravissimo anche Nolan, che non mi fa mai impazzire, mai stato davvero bravo in Oppenheimer, prendere i personaggi, decostruirli, stratificarli e rendere il film come sono loro. Con no Nolan ti mostra la confusione di Oppenheimer, qui invece Scott ti mostra questo mondo pittoresco. Ma allo stesso tempo fa all'astuzia del non mostrarti mai davvero un vero e proprio quadro vivente, luminoso. Ti mostra sempre qualcosa di scuro, qualcosa di quasi incompleto. Un film scuro, opaco, questo Napoleon, ma immenso, davvero grosso e imponente.